feels right. Ciao ragazzuoli, bentornati sul canale. Oggi continuiamo la serie di Fallout 75. Doveva uscire ieri il titolo, però, cioè il titolo, l'episodio, però era in fase di aggiornamento. E dai, allora oggi continuiamo. L'ultima missione che abbiamo fatto insieme, dell'ultimo episodio se non sbaglio, era quello di del paramedico, ok? Quindi allora, vediamo un attimo, andiamo a vedere cosa dobbiamo fare oggi. Allora, innanzitutto fammi vedere, mi pare da qua. Ok, allora, stati... No, ho sbagliato, devo riprendere un attimo la mano con i tasti. Aridaglie. Allora, ah ok, statistiche, no, dove mi sono? Dati, eccoli qua, eccoli qua. Cacciatore di pagamento, vorrei di costruire questa insegna nel mio camper e tirare questi brutti ceffi. La duchessa, ok, questa qua è la missione della duchessa. Seconda portata, cerca d'Albert Winter, stessa casa sua. Vediamo un attimo sulla mappa qual è la distanza delle varie missioni. Ah beh no, boh, facciamo questa allora, visto che è qui vicino. Andiamo a cercare Delbert. Andiamo a cercare Delbert. Delbert Winters a casa sua. Fagiolo della sabbia me lo raccolgo. Grazie, gentilissimo. Ringraziamo chi ha piantato questi fagiolini. Spero che vedete bene il video, ragazzuoli. Ok, raga. E mi sembra terra fertile. Adesso per tutti i soccorritori. I Mr. Farmand sono fuori controllo. Allontanare i civili e neutralizzare i supervisori. Una volta fatto, bisognerà riavviare il server. L'abbiamo già fatta questa missione, ragazzuoli. L'abbiamo già fatta. No, io vorrei fare la mia missione. Che è questa qua, Delbert. Eccola qua. No. Ok, non ci prendiamo in giro, eh. Allora. Ah, è la vacca che ci segue. Allora, questo Delbert. Ci siamo? Questa qua è casa sua? Era casa sua questa. Permesso. Accendiamo la luce qua dentro che non si vede niente. Cerca il Delbert. Eccolo qua. Salve signor Delbert. Storia di sopravvissuti. È il reverendo Delbert Winters che vi parla. Nato e cresciuto in questa città. Ho concesso ai soccorritori l'utilizzo della mia chiesa. Siete tutti benvenuti. La missione dei soccorritori è cosa giusta. Aiutano il prossimo nel bene e nel male, prima che il regno dei cieli ci accolga tutti, naturalmente. Quando tutto questo è cominciato, ho pensato, beh, è ora, è questa la fine. Ma poi non è successo, no? Siamo ancora qui. All'inizio pensavo ci fosse uno sbaglio, che fossimo stati dimenticati. Forse avevamo fatto qualcosa di male. Forse non avevamo fatto abbastanza opere buone. Forse in tempi così bui non avevamo lodato il suo nome. Forse avevamo pensato a cose a cui non dovevamo pensare. Così ho chiesto al Signore, perché? Ho lottato per te su questa terra. Sono pronto a lottare anche lassù, al tuo piano. Poi ancora ho visto due sopravvissuti cibarsi della carcassa cruda di un ratto dietro a un cassonetto. Dovete prima cucinarlo, ho detto loro. Ci abbiamo provato, ma siamo stati male, mi hanno risposto. Ho capito in quel momento quale fosse la mia missione. Da allora mi sono impegnato a costruire cucine, a preparare del buon cibo, a sfamare gli affamati. Ringrazio ogni giorno per la missione che mi è stata affidata. Finisce più, raga. Di parlare. Prossima volta. Tanto io qua sto facendo la missione. Se elementi busserà alla mia porta, per me sarà la fine. Ma fino ad allora, gustiamoci un bel pasto fatto in casa, ok? Ottieni della legna come combustibile. Allora, utilità, no? Preparati, no? Ok, bisogna ottenere della legna come combustibile. Devo capire cosa intende.
No, fare rapporto al chiosco di istruttore, no. Vabbè, volevo fare anche la secondaria. Cioè, ottenere. Volevo fare la facoltativa, come ottenere legna come combustibile. Ragazzuoli, se io sbaglio qualcosa, o voi sapete qualcosa in più sulle missioni che faremo qui durante questa serie, scrivetemelo sotto nei commenti, perché io ci tengo, eh. Ci tengo tantissimo. Vabbè, a parte questo, nulla, dai, chiudiamo questa missione allora, perché non saprei come fare il facoltativo. Si potrà recuperare. Magari della legna in giro, però. Vabbè, raga. Niente, lasciamo stare. Dai, facciamo un rapporto al chioschetto. Devo bere, mi sa. Salve, bambino. Mi spiace per il suo collega di prima, ma dovevo cucinare la costata. Che devo fare? Allora. Fare il Chloe è il mio rapporto. animaletto. Oh, forse io sono il suo. Ma mi fa Sono sicura. piacere. Usa. Completa l'addestramento. Directory del personale. No. Contatti i soccorritori usando il database. Capito sempre da qui, no? Elenco di soccorritori, quale devo chiamare? Proviamo questo qua. Ah, colonnello. Allora, aspetta un attimo. Contatta i soccorritori usando il database. Ah, ok, quindi non è questo. Ah, ok, non è qui, non è qui. Perfetto. Ah, è questo il database. Usa. Ma non. Mi date una visuale più decente? Ah, oh, non so. Accesso. No, aspetta. Devo fare richieste. No, ho contato sul corritore. Allora devo fare accesso. Aspettate, ragazzi. Volontari, perché sono un volontario. Contattare QG soccorritori, eccolo qua. Perusa l'aeroporto di Morgantown. Un'enorme onda di ardenti è in movimento e potrebbe dirigersi verso il nostro campo base all'aeroporto di Morgantown. Tutto il personale faccia rapporto il più presto al QG, al quartier generale. Portate armi e scorte mediche a Maria Chavez. Va bene. Va bene così. Seconda portata l'abbiamo completata. Ora abbiamo ultimo addio. Perlus all'aeroporto di Morgantown. Forse è l'ultima missione da soccorritore. Niente, andiamo a Morgantown. Allora, dove si trova Morgantown? Oh, questa qua è la missione terra fertile, no? Non mi interessa. Dov'è Morgantown? No. Ammazza. Vabbè, ragazzi, ci facciamo questo viaggetto. Andiamo a Morgantown. Ah, no, attenzione. Parlo con Morgan. Si può teletrasportare. Capanno isolato, viaggio rapido. Beh, così, sì, teletrasportiamoci allora. Ok. Va bene, dai, ci siamo risparmiati un bel po' di viaggio, perlomeno. Rapporto Mittim e Flatwood. Songer 78 attacca Jessica sono ok prima da X erano più belli qua fa piacere va bene ci siamo? È questo l'aeroporto? Sì, forse ci siamo eccoci qua vediamo un attimo cosa bisogna fare allora arma la mano. Oh merda. Ardenti. Non l'ho preso, maledetto. No, no, no.
Preso. Aia. Morici. No, non ci voglio credere, ho finito le munizioni. Caccia la miseria. Caccia la miseria. Cavolo, ragazzi, sono forti, eh. Ma perché non mi attiva? Oh. Maledetti. Ok. Ma dov'è? Ecco. Allora, recuperiamoci tutto quello. Ci recuperiamo per il coltello da combattimento. Cartucci per fucile a pompa. Più fucile a pompa. Ci recuperiamo. Anche rododendro. Munizioni, no, macete lo lasciamo. C'era un altro cadavere qua, se non erro, no? Vabbè. Allora. Ne ho ucciso un altro. Sì. C'è già una pistola. Questo è morto o fa finta di morire? Cadavere pietrificato. Ah, ok. Va bene. Allora, trova le casse di scorta dei soccorritori. Salve. Quindi se tocchiamo sti cadaveri praticamente ci irradiano. Non è che abbiamo molte munizioni, dire il vero, ragazzi, eh? Ah, ecco, adesso sì, perfetto. Abbiamo qualcosa per noi? Nulla. Dobbiamo entrare in sto edificio, dai, entriamo in sto edificio. Welcome to Morgantown, West Virginia. Ho fame. Vediamo cosa possiamo mangiare. Allora, questa cosa del mangiare. Oggetti. Cibi e bevande. Ci mangiamo carne di bermino, no? Dov'è? Mica avevamo fatto prima la costata, sì. Buono che ci danno comunque. Beh, fucile a pompa l'abbiamo già recuperato, non ne serve un altro. Però comunque ci danno anche munizioni per 10 mm, come molto buono. Poi magari queste 10 mm magari la potenziamo anche, se riusciamo. Visto che ci sono molte munizioni di 10 mm. Sento. Ne sento un'altra ma non so dov'è. Calmex! Che cos'è il Calmex? Dopo devo vedere un attimo cosa abbiamo raccolto. Provette di ricerca, no, grazie. Qualcosa trovo? Nulla. Qua, caraffa di vetro, nulla. Ah, queste sono le postazioni per l'armatura atomica. Sai che dobbiamo salire, ragazzuoli? Qua c'è una postazione di... Banco di lavoro per armi, ecco, dopo magari ci faremo se riusciamo a migliorare i 10 mm.
Pure recuperiamo qualche materiale con le armi che abbiamo raccolto, perché non è che le useremo tutte. Dobbiamo scendere, vedere. Salve. No, non è vero, non l'ho toccato, non l'ho fatto esplodere. Madonna, si sentono quei rumoraci. Oh, eccolo, eccolo. Sento un altro camminare. Dove sei, maledetto? Sei di qua? Dove sei? 40 munizioni sono buone, porco due! Maledetto! Sentire, vedere. Che poi cos'è che sono? Sono specie degli uomini radice. Sono tipo delle radici. Sembrano delle piante. Sti ardenti qua. Questa porta si può aprire. Vediamo. Abilità. Tuo livello 0, vediamo. Ah no, serve l'abilità scassinatore. Eccolo il suo corritore, guardate, raga. Quindi le casse sono qua, bisogna fare il giro allora. L'abilità. Ah, ragazzi, voglio vedere un attimo se riusciamo a trovare qualcosa. Intelligenza, agilità, carisma. No, c'è un'esistenza malattie, no. L'intelligenza presa del tuo cuore, influenza abilità, ok. Li ho già saccheggiati? No, non so. Proviamo a fare intelligenza. Ok, ricevi il livello abilità di hacking, il tempo di blocco è ridotto, ok. Io direi di mettere questo. Accetta. Così perlomeno abbiamo equipaggia. Sì, ok, quindi adesso abbiamo l'abilità hacker, quindi possiamo aprire la porta volendo. Vediamo. Teoricamente sì, perché qui c'è anche un terminale. Dov'è? Dove cavolo era? Eccolo qua. Allora, vediamo se mi ricordo. Nelle password tutte le lettere devono essere diverse, ok? Proviamo a fare glow, vediamo. Affinità 0, ok. Quindi queste lettere nella password non ci sono in glow. Quindi né G né L, né la O e né la W. Quindi può essere Sang. Affinità 2, quindi ci sono due lettere all'interno di questa password. Quindi può essere Hang. E Hang allora. O anche Go, no, Hang. Infatti era Hang. Comandi remoti della porta, vai, apri la porta. Ok. Cos'è sto posto? Ma siamo tornati su di sopra? No, qui non c'eravamo mai stati, infatti qua. Madonna. Ciao, miseria.
non riesco a prenderlo. Perché non me lo prendi in testa? Oh, madonna mia. Oh, oh, oh. Maledetti. Attento a sti cosi radioattivi qua. Manette, no grazie. No, ragazzi, non ho ancora... Che è? Ah, lo scanner. Richiede la corretta scheda identificativa. Sì, però io ancora non ho ancora capito... Apri porta. Vieni fuori. Tutti qui. Ok, ci siamo. Sarà un episodio solamente qui nell'aeroporto. Ci siamo arrivati. Manganello, ce lo recuperiamo il manganello. Qua c'è la scheda di sicurezza, prendi. Ok, quindi possiamo passare adesso. Madonna mia, sono reattivi sti cosi. Possiamo passare adesso in quella porta lì che si passa la scheda magnetica, vediamo. Madonna, quanti sono? Che arma quello? Un'arma automatica. Leggendario Ferrante. Muorici! Dov'è questo stronzo? Caccia la miseria! Da dov'è che mi sta colpendo? Andiamo a recuperare le robe del leggendario, ma che magari c'è roba buona per noi. Tu c'è fucile a pompa. Dov'è il leggendario? Eccolo qua. Granata frammentazione. Braccio destro in cuoio. Questo me lo recupero. Ma qua non c'è nulla per me. Ecco cos'è che esplodevano, i serbatoi di carburante. Il teschio, no grazie, non mi serve a niente. Allora, continuiamo a vedere l'esplorazione. Di qua cosa c'è? C'è un altro passaggio. No! Allora, via. Ho attivato una trappola. Che terminale. Proviamo a aprire anche questo comandi deposito. Vediamo se riusciamo a farlo. Oh, ho trovato, era Shir. Comandi remoti della porta, apri porta. Mamma mia, ce l'ho fatta. Non c'è nulla. C'è un nastro. Apriamolo. Va avanti così da ore. Sento graffiare la porta. Io sono in questo ripostiglio. Mi sono chiusa dentro, ma non credo di poter riaprire la porta dall'interno. Va tutto bene. Tutto bene. È solo una reazione acuta allo stress. Panico, angoscia. Respira. Respira. Penso siano passate 24 ore dall'attacco. Il rumore della battaglia è
sto tizio? Là fuori, con una fonte di liquidi. Salve. Bene, bene. L'ennesimo visitatore nel cimitero dei soccorritori. Devi cavartela bene per riuscire a superare tutti quei supermutanti. Sei qui per rendere omaggio ai caduti. Ma non sono supermutanti, sono... Com'è si chiamava? Come hai detto, sono qui per rendere omaggio, non è per questo che sono qui. Come se ne fregasse qualcosa di soccorritore. Chi sei? Non ho tempo per parlare, non è. Non è per questo che sono qui, siamo qui per recuperare le casse, come no? Come la maggior parte di chi viene qui. Io? Sono il custode. L'ho deciso io. Guardiano del cimitero. Tengo compagnia ai morti. Una volta avevo un fratello qui attorno. O forse era altrove. So solo che faceva parte dei soccorritori. Ero venuto a cercarlo, ma pare sia arrivato troppo tardi. E adesso ammazzo il tempo mentre il cancro mi divora dall'interno. Alla fine, nessuno di noi sfugge al destino. Diventeremo cibo per i vermi. Ecco perché dobbiamo fare in modo che le nostre vite abbiano un significato. Il tuo atteggiamento fa schifo, vecchio. No, vabbè. Non io. Io vivrò per sempre. Ecco perché dobbiamo fare in modo che le nostre vite abbiano un significato. Poeti, poeti. Marcus avrebbe detto lo stesso. Ho pensato solo a me stesso. E adesso io sono qui e lui non c'è più. La sua vita ha avuto un significato? Non lo so. Lui e gli altri soccorritori hanno salvato molta gente, ma alla fine sono tutti morti. E adesso sono solo polvere e ricordi, che a loro volta svaniranno nel tempo. Beh, a ogni modo ne avrai abbastanza dei miei vaneggiamenti. Sì, abbastanza. Sono dovuto recuperare quella. Te l'ho detto. 6, più 4. No, ma non ce l'abbiamo, ragazzi. Quindi niente. Ti dispiacerebbe rispondere ad alcune domande? No, allora me ne vado, ma ragazzi. Non qua a parlare. Vai, vivi la tua vita. Salve, lei in bocca al lupo. Auguri per la sua salute. Dovrebbe aiutare. Mi lascia andare. Radiazioni. Ormai a me non serve più. Tienilo tu. Cosa mi ha dato? Ah, Radaway, ok. Grazie per la disponibilità. Il tempo è tutto ciò che mi resta. Me lo condivido volentieri. Buona fortuna. A lei. Mi lascia andare? Ok. Regista di Superman, eccolo qua. Cosa c'è? Ma questo qua, ma quanto caspita mangia? Allora, rifocilliamoci un attimo, ragazzuoli. Con un Radaway e uno Steampact. Poi andiamo a vedere se riusciamo a trovare qualcosa da mangiare. Radiazioni, dove sono le radiazioni? 0,69. Frutto marcio. Ma i frutti marci li possiamo lasciare anche qua. Liquore della duchessa? No, Mela Dandy Boy. Cos'è Mela Dandy Boy? Relazione 06. Luca con la Quantum. Spiedino di scoiattolo, relazione 1. Vai, mangiamoci questo. Tatto, sarà lezioni 3. Verdure marce. Possiamo lasciare anche qua. Ok, a posto. Ha mangiato abbastanza. Allora, vediamo un attimo. Vediamo cosa c'è qua dentro. Acqua purificata. Molto bene, le recuperiamo. Cibo per canne in scatola. Per cani in scatola la prendiamo. Munizioni, assolutamente sì. Poster sulla sicurezza. Recuperiamo. Progetto statua UVT. Zaino piccolo. E registro del sovrintendente. Registro del sovrintendente. Morgantown. Asciugavamo, lasciamo lì. Sentiamo cosa dice. Venire qui nel fine settimana a prendere lezioni di volo. Queste creature ardenti sono ovunque. Tanto esploro. Sono rimasta in silenzio. Non mi hanno vista. Ma io sono riuscita a osservarle per un po'. Di qualunque malattia si tratti, pare che l'organismo ospite ne sia come divorato. Quelli che prima erano umani alla fine si irrigidiscono. Come in una specie di stasi. E se resta in quello stato troppo a lungo, poi
brucia dall'interno, un vulcano al contrario. Finita? Pacca. Mi sono a lungo interrogata sulla causa di una simile piaga e l'ho trovata. È scesa impicchiata dal cielo, urlando, soffiando, infettando ogni cosa. Non so come affrontarla, ma dobbiamo considerare tutte le opzioni, persino le testate atomiche. Dobbiamo trovare l'origine di questa piaga ardente e spazzarla via prima che si estenda oltre la Palakia. Finito. Ma prima dobbiamo impedire. Madonna, ma che pause sono sta roba? Pare che i soccorritori stessero lavorando a una specie di vaccino. Voglio riprendere il loro lavoro. Dovresti farlo anche tu. Soprintendente, passo e chiudo. Ok. Questa la prendiamo. Ultime parole, questi qua li prendiamo, magari ce li ascoltiamo un giorno che... Ok, va bene, quindi scopri di più sul progetto di inoculazione. Quindi aspetta, innanzitutto abbiamo sbloccato dei progetti, non so se forse sono dei progetti. Allora, progetto bastone, laboratorio chimico, poste sulla sicurezza, zaino piccolo, banco del lavoro d'artigiano. E qua ci siamo. Scopri più sul progetto di inoculazione. Ah, ci può uscire, quindi è fuori la missione. Ok, apri. Allora, scopri più sul progetto inoculazione. Vediamo un attimo dove si trova. Ok, si trova qui. Poi qua, vabbè, trova le casse dei soccorritori. Questa, vabbè, lo vediamo. Sintonizza sulla radio, trova l'ufficio del sindaco di Crafton. Beh, ne abbiamo di missioni da fare. Io però vorrei finire questa qua del progetto inoculazione. E va bene, ragazzuoli. Io direi che possiamo continuare la prossima volta, perché è un'ora che registro e poi devo editare, devo farci stare tutti in un unico episodio. Spero che seguirete questa serie. Mi raccomando, ragazzi, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Lascio il link in descrizione per quanto riguarda i miei social network. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao belli.